Ciao a tutti, oggi un tutorial velocissimo su come incastonare un Rivoli da 14 mm, su come un modo insomma che ho pensato per incastonare un Rivoli da 14 mm utilizzando delle bugle da 3 mm, delle rocaille da 15 e da 11, in modo da poter poi creare cose differenti. Insomma, per i miei prossimi tutorial, quindi ho pensato, per non dover ripetere tutte le volte gli stessi passaggi, di creare questo piccolo tutorial a cui fare riferimento. Quindi, se vi piace l'idea, seguite il tutorial e vi consiglio di guardare anche quello dopo, che pubblicherò subito dopo questo, perché sarà, un ciondolo, appunto, che avrà come, punto focale, punto centrale, questo Rivoli incastonato. Quindi, sperando che il tutorial vi piaccia, vi auguro buona visione. Ciao! Ecco il materiale che occorrerà per incastonare il nostro Rivoli da 14 mm. Innanzitutto il Rivoli, in questo caso è una colorazione Siam. Poi servirà come filo, utilizzo il Fireline da 0,009 pollici, colorazione crystal. Poi serviranno delle 11-0 rocaille, sto utilizzando queste che sono della Miyuki, colorazione argento, delle bugle da 3 mm, anche queste sono della Miyuki, anche queste sono color argento, e delle 15-0, sempre Miyuki, sempre argento. Quindi per incastonarlo avremo bisogno di due dimensioni di rocaille, una da 15 e una da 11, delle bugle da 3 mm, del Fireline, e poi ovviamente servirà un ago da tessitura e il nostro soggetto, il Rivoli da 14. Quindi cominciamo con il tutorial. Cominciamo infilando sul nostro ago questa sequenza. Dovremo alternare 7 bugle con 7, diciamo così, gruppetti da 3 di perline da 11-0, di rocaille da 11. Quindi una bugle 3 rocaille da 11, una bugle 3 da 11, una bugle 3 da 11 e così via, fino ad avere 7 di un tipo e 7 dell'altro. Non importa con quale cominciate, l'importante è che voi abbiate questa sequenza. Una volta che avete infilato, chiudete, ripassate dentro le perline e chiudete a cerchio la lavorazione. Una volta che avrete chiuso a cerchio la lavorazione, uscite esattamente in questa posizione qui, ovvero dalla prima rocaglia da 11, subito dopo una qualsiasi delle bugle che avete inserito. Vedete, sto uscendo da qua. Inserite un'altra rocaglia da 11 e entrate non in questa rocaille subito dopo, ma in quest'altra, in modo da posizionarne una qui sopra. Quindi uscite da questa, inserite una rocaglia da 11, non entrate in questa, ma in quella subito dopo. Passate anche dentro la bugle subito dopo e anche dalla rocaille subito dopo, e inserite un'altra perlina da 11-0. Ripetete l'operazione passando dentro questa, dentro la bugle, uscite da questa e così via. Praticamente dovrete inserire una 11-0 sempre sopra la 11-0 centrale del giro precedente. Magari adesso ne faccio un paio così vi mostro il risultato. Ecco fatto, questo è il risultato che dovrete ottenere, vedete? Ne ho inserita una qui, una qui, una qui. E adesso andrò avanti fino a terminare il giro ad inserire appunto delle 11-0 tra su ogni, diciamo così, tris di 11-0 del giro precedente. Ecco come dovrà apparire la lavorazione al termine del giro. Ora cosa dovremo fare? Inserendo queste rocaille da 11 che abbiamo messo in quest'ultimo giro, abbiamo creato dei dentelli, uno esterno e uno interno al cerchio, diciamo così, no? Quindi questo, questo, questo sono la parte esterna, mentre questo, questo, questo sono nella parte interna. Dovremo andare a lavorare nelle perline che sporgono nella parte interna, quindi usciamo da una di queste. Io sto uscendo da questa qua, da questa qui. Ma potrebbe essere questa o questa. E una volta uscita da questa perlina, inserirò una 15-0, un'altra bugle e un'altra 15-0. Entrerò nel dentello subito dopo, cioè in questa perlina qui.
Ne uscirò, inserirò una 15, una bugle, una 15 e entrerò in questa perlina qui e così via. Stessa sequenza fino a completare tutto il giro interno. Ecco fatto. Completato anche questo giro, usciamo. Praticamente vedete che qui rimane un piccolo spazio, qui rimane un piccolo spazio, qui anche, sempre lavorando all'interno. Usciamo appunto da una 15-0, qualsiasi, la prima che ci troviamo insomma nelle vicinanze potrebbe essere questa. O questa, insomma, indifferente, e andiamo a inserire in ogni spazietto un'altra 15-0. Quindi, se io sto uscendo da questa 15-0 qui, inserirò una 15-0, entrerò ancora in questa sequenza di 15 bugle 15, inserirò un'altra 15 qua in mezzo, rientrerò nella sequenza di 15 bugle 15, inserirò un'altra 15 qua. Quindi, in tutto il giro dobbiamo solo inserire una 15-0 in ogni spazietto vuoto che rimane. Ecco fatto, alla fine del giro avremo ottenuto questo risultato. Ora andiamo a fare l'ultimo passaggio del giro della parte superiore dell'incastonatura. Usciamo da una delle rocaille che abbiamo inserito nel giro precedente, quindi da una di queste 15-0, sto uscendo da qua. Inseriamo 4 rocaille da 15 e andiamo nell'altra rocaille sporgente che abbiamo inserito, cioè qua. Ne usciamo altre 4 rocaille e entriamo nell'altra sporgente qui. 4 rocaille, 4 rocaille, 4 rocaille. Quindi in ogni spazio tra una rocaille sporgente e l'altra ne inserite altre 4 per tutto il giro. Ed ecco inserito anche l'ultimo giro con le rocaille da 15. Ora ripassate con il filo in tutte le rocaille che avete appena inserito, stringete bene e passando tra le perline uscite da una delle rocaille che ci sono qui praticamente alla base della lavorazione, perché questa è la parte superiore che va un po' a cupola che andrà appunto a incastonare il rivoli. Ora dobbiamo fare specularmente la parte sotto, quindi dobbiamo fare 3 giri per ripetere le operazioni che abbiamo appena fatto. Quindi uscite da questa rocaglia più sporgente, questa 11-0 più sporgente alla base della lavorazione. Ecco fatto, ho girato al contrario la lavorazione e sono uscita dalla rocaille più sporgente. Ora dobbiamo ripetere specularmente gli stessi passaggi, quindi cominciamo a reinserire come abbiamo fatto precedentemente una 15, una bugle, una 15 e entrare in quest'altra più sporgente qui. Ripetere l'operazione, una 15, una bugle, una 15 e entrare in questa più sporgente qui. Quindi rifacciamo questa operazione per tutto il giro. Terminato questo giro possiamo inserire all'interno della lavorazione il rivoli. Lo metteremo praticamente con la parte, diciamo così, frontale verso il piano del lavoro, perché abbiamo fatto prima la parte frontale come lavorazione, ora stiamo facendo il retro, quindi mettiamolo a faccia in giù verso appunto il piano del lavoro. Ecco fatto. Ora, come avevamo fatto anche nel lato precedente, dobbiamo inserire tra una 15 e l'altra un'altra 15-0, quindi una in ogni spazio che si viene a creare tra, diciamo così, una 15-0 e l'altra. Quindi una qui, una qui, una qui, così per tutto il giro. Ed ecco anche questo giro terminato. Ora non ci toccherà che fare l'ultimo giro, ovvero come abbiamo fatto anche nel lato precedente, nel lato opposto, bisogna inserire tra una 15 e l'altra 4 15-0. Quindi 4 qua in mezzo, 4 qua in mezzo, 4 qua in mezzo e così via. Inserirle e poi ripassare bene in tutto il giro che andremo a fare adesso per stringere la lavorazione. Dopodiché il nostro rivoli sarà incastonato. Ed ecco qui l'incastonatura del rivoli terminata. A questo punto potrete semplicemente abbellirlo facendo delle decorazioni esterne, potrete seguire il mio prossimo tutorial che avrà appunto questo componente, potrete fare un po' insomma come preferite. Io utilizzerò questa incastonatura per diversi tutorial che farò in futuro, quindi
ho fatto appunto questo piccolo tutorial perché servirà sempre da riferimento per non dover ripetere tutte le volte questo passaggio, questa operazione. Spero che sia stato tutto chiaro e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!